Diavoli e Pantere si guardano negli occhi per la prima volta nella storia. Il Milan è costretto a vincere sempre, davanti corrono le rossonere, non vogliono perdere contatto visivo. Dallo stadio Ugo Gobbato di Pomigliano d'Arco, un caloroso saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Quinto minuto che è iniziato adesso, Agar la mette in mezzo all'area, pallone che resta lì! Il palo di Valentina Giacinti, poi Greta Dami la rimette dentro, il Milan è sempre pericoloso dai corner. Al limite dell'area Tucceri, pallone sul secondo, la palla che resta lì, arriva il gol! Cristi Griscio, una lucidità dalle scarpe da parte di Linda e l'esultanza con l'abbraccio totale delle rossonere che la sbloccano al minuto 8 ancora una volta da calcio d'angolo, pericolose prima con Giacinti palo e adesso Cristi Griscio calamita questo pallone, lo scaraventa alle spalle di Settinia. Giuseppina Moraca colpisce l'incrocio dei pali con un pallone che è sceso all'ultimo secondo, sembrava terminare la sua corsa oltre la traversa. Linda Tucceri guarda il pallone, guarda la porta e la mette là! Linda sotto l'incrocio, l'esultanza e la gioia di Linda Tucceri Cimini che telecomanda il pallone che parte dal sinistro e finisce alle spalle di Sara Settinia per il 2-0 Milan, minuto 15, spaccato. Qua c'è Dani, calma. Goodney, altra buona riconquista. Grimshaw bene per Thomas, solo profumo di gol, Linsley Thomas lascia scendere questo pallone, lo calcia a mezzo collo esterno. Salvatore Rinaldi, il pallone che passa, la chiusura straordinaria di Laura Giuliani su Vojtuka Aitite. Tudisco, Ippolito, Tudisco. Vojtuka Aitite, riconquista Thomas, prova a partire Vale Giacinti, seconda palla con petto in fuori di Cristi Grimshaw. Valentina Bergamaschi, Grimshaw direttamente in porta. Jonuzaite si mette in proprio, Jonuzaite conclude a lato, bellissimo lo spunto dell'attaccante lituano. Rizza spizza molto bene, il controllo di Giacinti che vede Cristi Grimshaw in un corridoio fantastico. Cristi! L'uscita di Settinia. Finisce qui Pomigliano-Milan. Il Milan vince la terza gara consecutiva ancora una volta, mantenendo la porta inviolata. Il Milan continua a correre davanti, lo fanno tutte. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.